Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Sonatok, rieccoci su Deliver Us Mars. Allora ragazzi, devo essere sincero, questo gioco è stato ben accetto da voi, quindi ne sono felicissimo comunque. Dove siamo ripartiti? Ok, dove eravamo rimasti? Tra l'altro, come avevo già detto, ragazzi, questo gioco mostra tantissimo l'amore per lo spazio di questo gruppo di sviluppatori. Sono particolarmente curioso, ragazzi, di sapere se nell'effettivo c'è stato uno studio di quelle che sono le procedure e la strumentazione che troviamo in questo titolo. Davvero spero di poter riuscire a chiedere ad Adrian di Link for Universe se mai risponderà un parere in merito. Claire, the MPT is fully operational again. I'm going to re-establish the connection to the surf. No! What? No, Kathy! We don't know what we'll find down there. If you start the MPT connection, you'll be broadcasting our presence to anyone on the surface. Beh, credo che se ne siano già accorti. Roger that. Speravo davvero di trovare cosa avesse causato il tutto. Che se ho paura che questo gioco, per mostrarci un po' la storia che ha avuto impatto in questo mondo, su Marte, utilizzerà un po' questa tecnica che abbiamo già visto, soprattutto perché l'ho vista già in altri giochi, quando non si ha possibilità economica, per esempio, di creare dei modelli specifici carini, si utilizza tantissimo l'espediente che abbiamo già visto utilizzare, quello degli ologrammi. Dopo quello che ci è successo, ragazzi, siamo stati sbalzati via. Non è mai stata contro di noi, ragazzi, anche per i suoi principi, quando ci ha staccato, tra virgolette, da suo padre. Comunque era che lei la pensa in modo diverso, ma voleva comunque proteggerci. In realtà entrambi lo volevano. Qui si fanno vedere più che mai le parole di nostro padre, che ci sta preparando a un probabile disastro. Guardate, quanto è agitata, ragazzi. Certo. Questo odio fermamente il controller, ragazzi. Ma sarebbe stato bello, per quanto forse un po' ansiolitico, un timer. Sarebbe stato bello un timer. Carino. Queste parti dovrebbero servire tutte a una specie di preparazione. Primo episodio abbiamo visto, per esempio, come tutto questo serviva a prepararci a un lancio per rendere più epica questa avventura, più reale, per
per darci una specie di momento di tranquillità prima dell'esplosione, la nostra felicità. Però, insomma, una di quelle cose invece che mi rende felice, tutt'altro. Mi sembra un riempitivo ed è quello che mi dispiace. Probabilmente sono io che non apprezzo tutto questo. Entrambe le strade o siamo stati semplicemente sfortunati? C'è qualcosa che possiamo fare? Sì, vado. Claire? Ditemi che andate a prendere l'orso, ragazzi. Possiamo usare il nostro laccio. Reazione del momento di tensione. Hanno fatto passare anche dietro lo sacchiotto, ragazzi. Però ci lasciano qui senza possibilità di fare niente. Capite quello di cui parlo, ragazzi? Noi siamo qui, non possiamo fare nulla. Eppure il gioco ci porta a star fermi qui e osservare. È cattivo, su questo punto di vista è caspita che scena. Ho davvero le lacrime, ragazzi. Non me l'aspettavo la morte di Flash. Bello, abbiamo l'opportunità di salvarci. Ecco, questo padre è stato davvero superficiale. Spero che si renda conto del male che in qualche modo ha fatto a noi, lasciandoci. Noi così come a Claire. Ok. C'è anche da dire che siamo parecchio sfortunate, ragazze, ci va sempre tutto male. Non posso fare la visuale in terza persona.
Quindi d'ora in poi, fermo restando che credo e do per scontata la nostra sopravvivenza, da ora in poi il gioco diventa un gioco di abilità nel dosare, suppongo, tutto il materiale che abbiamo e soprattutto le riserve di quello che ci serve per sopravvivere. Insomma, andiamo con l'ossigeno. Il nostro robot. Forza di volontà ora andare avanti, ragazzi. Con Claire che è morta. Ecco, spero non ci sia. Saprei, ragazzi, per il mio gusto personale, esplorerei per bene l'aria, non lasciando nulla al caso, ma d'altro canto, vedendo Katie in queste condizioni, andrei a cercare aiuto. So che sembra impossibile in quanto siamo su Marte, ma noi sappiamo che il nostro padre, Rosa, e altri scelti o prescelti sono venuti qui per fondare una specie di nuova terra. Anche se, almeno per quanto riguarda l'atmosfera e il clima, non sembra che sono riusciti a fare tanto. Ecco, chi ci sarebbe arrivati a questo punto? Il presentare il titolo del gioco. Cazzo, mancava pochissimo, l'avrei inserito nel precedente gameplay. Tanto comunque avevamo fatto le 2 ore. Un razzo? Hai l'arca vita, ragazzi. Beh, siamo molto vicini allora. Siamo stati molto fortunati. Potevamo capitare ovunque nel pianeta, ragazzi. Invece siamo capitati qui. Ora, che tipo di narrazione avrà il gioco? Io sospetto che sia molto basata sugli ologrammi. Però questo implica che dovrebbero giustificare l'assenza di persone. Sarebbe tragica come cosa. Oh, si sono tutti in qualche modo persi su Marte.
sono periti. Ecco appunto l'ossigeno. Questo che si sente in cuffia è il cuore della protagonista. Quindi questa vista offuscata, il fatto che sentiamo il cuore è dato alla mancanza di ossigeno. Guardate, sulla tuta, rosso. Comunque, se la narrazione procede in questo modo con gli ologrammi, spero ci sia una giustificazione, non solo dettata dalle esigenze di budget del team, o di tempo anche, perché può essere anche solo tempo. Che ecco come hanno risolto la cosa. Però, in ogni caso, dobbiamo anche contare sul fatto che il nostro robot qui ha per certo accuse che noi non sappiamo, che sia cosciente o meno del fatto di essere portatore di informazioni. Dubito, anche perché non sembrano aver coscienza. Fine texture, però. Secondo me questo è il team, ragazzi. Sono gli sviluppatori. Nel caso sul sito ci sia una foto, la metterò, sono curioso. Quindi, quello che stavo dicendo è che alla fine parleranno grazie a ologrammi e probabilmente dati forniti al nostro robot. E ora invece, mettiamo su un Fivor. Dobbiamo sopravvivere semplicemente con l'ossigeno. Ci è in base a che cosa, sono curiosissimo. Sì, beh, c'era scritto lì 50.000 in un giorno. Senza anche in atmosfera, ragazzi. Ha mantenuto probabilmente tutto questo in un modo più statico, quindi non possiamo nell'effettivo capire quanto tempo sono state ferme queste strutture. Sappiamo che il tutto deve essere avvenuto in 16 anni. Però quando? La gravità, capita. Si sente. Ecco, è particolare perché dovremmo usare bene i salti. Posso anche reggermi. Nelle rocce. Volevo utilizzare piccozze, ma non ha funzionato. Ma eccole, eccole. Ah, quindi aprire tutto non possiamo scegliere noi. Il meccanismo delle piccozze, ragazzi, è davvero particolare. Bisogna utilizzare entrambe le mani. Vedete? Qui non posso. Qui sì. Una volta ficcata la piccozza nel terreno, bisogna trovare un modo per mettere l'altra. E se mi lasciassi cadere? Così? Funziona, quindi può essere un metodo. Ragazzi, naturalmente quando e ove possibile, nella non presenza di qualcosa di effettivamente carino, provvederò a tagliare questi punti di arrampicata, anche perché non vedo cosa possano servire. Se non vedo un panorama, se non vedo nulla di carino, sarebbe solo una perdita di tempo. Quindi li taglierò così come appena fatto. Salvo, ripeto, qualcosa di eccezionale che può succedere. Anche perché
per quanto siano belli, sono anche facilmente rompibili. Nel senso, poco fa, per esempio, sono riuscito a saltare attraverso le rocce direttamente, senza arrampicata, o ora facendo così, potrei arrivare giù molto facilmente. Basta solo fare attenzione a quanto ci si può fermare da terra, però... Ecco, diciamo che non essendo nostra la vita è facile. Ok. Sembra totalmente abbandonata. Mi manca tantissimo un qualcosa tipo uno scanner, sinceramente. Forse non dovrei essere qui, vero? No, c'è un muro invisibile. Ottimo. Anche la scansione con il nostro robot possiamo fare. Quanto ossigeno abbiamo usato? Tantissimo! Oh, per arrivare da quella stazione fino a qui abbiamo consumato due tacchette, la metà. Saranno per poco brevi le nostre sessioni. L'esterno. Pure non è con il tempo, ragazzi, è a livello di storia quando in quanto si progredisce, quindi tipo arrivando qui giù automaticamente ne arrivano due, potrebbe essere anche così, sarebbe più controllata cosa. Rieccoci. Deve essere. Oh no. E l'altezza. I nostri primi ologrammi. Guardate. Il nostro robot sta fungendo da proiettore. È nostro padre. I know that deep down you understand that what you are saying is foolish. Please, William. Please, let me go back to Earth. How do you imagine that would go, Isaac? How do you think you would be welcomed? With fanfare or police escort? Going back won't bring you any closer to ever seeing your daughter again. I know you know this. You and I... If we ever return to Earth, we'll be tried like war criminals. They will treat us like traitors to the human race, not as its saviors. The only way you'd get to see Kathy is from behind bars. Look, the quarry has been producing at a velocity of around 20 million metric tons in the last 3 years. We built this, Isaac, thanks to your designs, your estimates, your insight. Now you're here with our Vita. Manipolatore, ragazzi, William. Just imagine how much output will grow. It will become everything we dreamed of. I'm sorry for making that very cruel decision back then. And if we can't ever bring a select few from Earth, we will make sure your daughter is part of that group. But before that, we need to focus on the here and now. We need you here, Isaac. Can I count on you, old friend? Rest first. We'll get your quarters and habitats cleared out so you can clear your head, okay? Okay. Beh, sì, è di certo modo per risparmiare sulle animazioni. E anche sui personaggi, ragazzi, ma
mi sorgono un paio di domande. Questi avvenimenti sono naturalmente di dopo la partenza di nostro padre con l'arca vita. Quindi non potevano essere già nel robot. Chi ha registrato questi file? Fossero in qualche modo appartenenti a un sistema di sicurezza. Potrei capirlo, comprenderlo, capire la loro decriptazione. Ma in questo momento, da dove vengono? Vengono da qui? No. Noi vediamo semplicemente questo dispositivo. Guardare l'ologramma sarebbe rivivere la scena. Sì, semplicemente rivivere la scena, quindi rimane qui. Nel tempo. Strano. Davvero strano. Le memorie di chi sono? E perché le recuperiamo da qui, per esempio, e non da questa discarica, tra virgolette, di robot? Prima domanda. Ma ok, a questa penso che prima o poi avremo una risposta. Seconda. William è il tipo che abbiamo visto nella stazione sulla Terra, fianco a Rosa e al ritratto di nostro padre. Ma voi lo starete vedendo in editing, non ricordo se si chiamasse William. Sei l'ultima domanda. Ok. È preoccupato per sua figlia, nostro padre intendo. Ma caspita ragazzi, lui ne ha due figlie. Ok, che Claire non è mai stata la sua preferita in qualche modo, però dimenticarsene proprio così, devo tornare a prendere mia figlia. Quando e se mai risolveremo questo, tua figlia sarà la prima o tra le prime elette a venire dalla Terra. Claire? Cioè anche lei è importante. Non è d'accordo con le nostre decisioni, se ci mettiamo nel padre intendo. Però sì, è cattivissimo. L'ha perso, è il nostro. Ok, questo risponde per esempio alla nostra prima domanda. Il nostro robot è l'unico in grado di decriptare questi dati. Ed è fantastica. Perché appunto risponde alla nostra domanda, ci dà informazioni sul mondo che stiamo vivendo. E per ora chi sono stati registrati? Lui li decripta. Ma da dove vengono? È particolare come cosa, no? Diciamo che se non altro è strano, se non altro questo, però allo stesso tempo sapete cosa ci sta? Ci sta se magari troveremo... Cos'è che devi scansionare? Mi sembra per niente un luogo sicuro, ma... Chi? Questo spiega anche come mai siamo riuscite a sentire il messaggio che nostro padre ha inviato. Molto interessante questa in verità. Spero che ci venga detto altro. Ecco, sapere che ci sono questi elementi un po' nascosti mi fa sperare che magari me ne sono perso qualcuno nel primo episodio. Mi rende anche triste, ragazzi, però mi fa capire che dovremmo guardarci più attorno. E di certo la storia è raccontata. Anche solo il fatto che gli sviluppatori siano riusciti a pensarci, l'abbiano fatto, mi rende felice. Vuol dire che c'è davvero dell'amore dietro. Non
non è semplice decriptarli. O comunque può farlo semplicemente il nostro robot. Comunque, per voi ragazzi che lo state vedendo da esterni, si decriptano muovendosi nell'asse X, Y e Z. Mi hanno anche messo una bella voce profonda, decorosa. Isaac's All Crusher is performing well above expectations. Admissions are up again, William. 62% this last month. We need to expand the medical wing and we need more staff to take care of them. We talked about this. It's only a temporary increase. I don't think it is. People are being worked too hard and burning out too fast. More and more are showing symptoms of anxiety and PTSD. And with our outlook for the future milestones, those numbers are only going to go up. Isaac's housing development has just started. We can't spare anyone else. Let me rehabilitate them, William. Give me more space and more staff so I can... We can't afford to take people off the ground crews to rest and even more to support them. That will only prolong our struggles. These are your people, William. They follow you. Look up to you. The answer is no. I'll see both of you at the weekly debrief tonight. Vedete ragazzi come il nostro padre cammina sempre a testa bassa. E cerca di sistemare tutto. Ecco, questo è molto interessante ragazzi. Ciò vuol dire che soffrono tutt'oggi qui nel gioco dei nostri stessi problemi. Che i nostri motivi per cui non mandiamo le persone su Marte sono molto simili, ragazzi. Vi rendete conto di cosa farebbe la persona, la gente, essere qui da soli? Sarebbe terribile. Altro che stress. Ecco, è bellissimo perché io non credevo ci sarebbe stata un'arrampicata. Invece Katie ha uscito direttamente le piccozze. Facendomelo intendere. Ok, a questo punto dovremmo andare nel reparto medico. Io non l'ho visto. Eccolo. Quanto riguarda William, sta facendo un errore imperdonabile. Sta sfruttando al massimo quello che ha. Ma si può saltare sui tubi? No. O sì? No. Infatti, troppo Tomb Raider in questo ragazzi. Mi aspettavo che si appendesse. E questa è la parete. È solo che non si vedeva bene. Stavo dicendo che William sta sfruttando il suo personale al massimo con le semplici energie che hanno per un futuro che probabilmente loro non vedranno. È sbagliatissimo. In nessun caso si lavora bene sotto stress, sotto burnout, sotto lesioni che si... Boh, è riportati. Spero che queste non siano le stradine ufficiali. Guardate quanto si consuma di luce, l'ossigeno. A questo punto voglio fare una prova, ragazzi. Non so se in questo episodio o nel prossimo proverò a rimanere fermo per vedere cosa succede in mancanza di ossigeno e metterò il tutto. Poi proverò anche a farlo, stessa cosa, però mentre sono in arrampicata, per dire, il nostro personaggio, sforzandosi, usando più energie corporee, perderà ossigeno ugualmente? Ne perderà di più? Ok, tutto sto spento qui, ma perché? Ma questo? Che cos'è? Questa cosa qui sopra, ragazzi. Che programma? MPT power reduction field. Power input reduced on contact. Supports multiple beams. A resistor. Did Dad make these? Plastico.
forte raggio praticamente permette di spostarlo da una parte all'altra. Cioè lo fa rimbalzare su di esso praticamente, ragazzi. Almeno. Vediamo. Proviamo, sono curioso. Suppongo di sì. Suppongo che sia semplicemente questo. Facciamo tranquillamente così. Quindi se io per esempio ora metto questo di fronte qui, dovrebbe venirsi a creare un doppio raggio. Sì, funziona. Non è direzionabile. È solo un punto di intermezzo. Quindi, paradossalmente, dovrebbe metterlo altrove. Guardate. Ok. Chiaro. Dovremmo praticamente dargli più raggi. Però così non potremo accedere, quindi come dovremmo fare? Se fornisco energia... questo. È sufficiente? No. Si è aperto. Io lo metto qui. Esattamente qui di fronte. Lo colpisco con questo. Ho di nuovo questo problema, in qualche modo aumenta il potere del raggio. Ok, proviamo. Ok, funziona. E poi qui. Però in questo caso serve nuovamente lui. Ok, fatto. Potenzia il raggio. Fine. Cosa puoi collegarlo? C'è proprio... Okay. Posso portarmi l'oggetto ovunque? Non credo. Giustamente, se devi dire. Ok, ora l'ascensore è attivo. Vediamo di scendere con cautela. Prendo una nota, mi sembra esagerato, però è carino. Più che altro, che cos'è? È un fumetto davvero esistente? Oppure una specie di propaganda che fanno qui? Insomma, in 16 anni ci sono stati bambini. Ci sono persone che a questo punto si possono definire marziane. Andate qui. È interessante. Se non altro è da sapere, ragazzi. Vediamo quanto posso... Qui sotto tra l'altro è aperto, vero? Questi pit stop sarebbero semplicemente da fare per l'ossigeno. Ok, sappiamo che le altezze giustamente ci uccidono. A metà altezza no. Qui invece che cosa c'è? Un salto inutile. Sembra strano però come tutto sia stato lasciato così, abbandonato. Aspetta.
Sono anche rimasto lì. Ok. Non è... è un glitch, ragazzi. Non è il bottone per richiamare l'ascensore da giù. Guardate, ci si poteva arrampicare. Forse ci si arrampicherà. Bisogna capire però come saltare. Io posso saltare da qui, ma... ok, eccolo. Ho preso la mano. Diventa davvero semplice. Che carino. Perché no? Dobbiamo salire dopo tutto. Aspetta. Non ho capito bene cosa mi ha battuto. Ok ragazzi, presa la mano diventa davvero carino. Andiamo da su. Ok, perché dobbiamo salire. Però prima di muoversi è sempre ideale capire se la presa che abbiamo fatto è rigida. La tracco, si vero? Non credo funzioni, ma... non so se... ti provo, ragazzi, ma non so. La precipita. Caspita. Caspita. Beh, è una parete, per fortuna, abbastanza dritta. E come hanno inserito nel mezzo delle rocce per mettere un'arrampicata tranquilla. Ragazzi, come ho detto poc'anzi, non ci perdiamo in questo. Ci vediamo su. Io mi diverto invece. Solo due tacche. Solo perché mi sembrava consumasse molto di più. Oh. Caspita, ci si può arrampicare? O è una trappola solo? Proviamo. Si sale, si sale. Tranquillità. Sto guardando attorno, ragazzi, ancora ci siamo persi qualche diario. Qualche nota vocale magari lasciata lì. Sembra il posto giusto. Per le note vocali, intendo. Me ne sono accorto dalla roccia qui scavata, vedete? Quindi sappiamo per certo che passerà un oggetto. Forse stiamo per scoprire cosa accade senza ossigeno, ragazzi. Il mio giochino di esplorazione... mi è costato un bel po'. È funzionante. Ci sono delle fasi in rover. Ottimo, questo sistema anche di tecnologia, di energia, di ricarica, ragazzi, che ci hanno presentato. Perché permette questi collegamenti... particolari, ci fanno capire, ok, com'è possibile che questo sia ancora carico qui, senza pannelli solari, senza niente. Il problema è solo tornare indietro. Suppongo che questa missione, ragazzi, sia stata scelta da Rosa, anche... no, da Rosa, scusate. Da Maria. Non senza un piano di riserva. Ciao.
idrocarburante. Ecco, forse una delle soluzioni sarebbe questo, trovare una radio, un qualcosa per contattare direttamente Maria. Flashback. Un momento per pensare a Claire. Davvero dura reagire in questo modo. Anzi, trovare un modo per reagire in questo. Caspita. Perdonate ragazzi, ho dovuto interrompere un secondo la registrazione e riprendere da qui, in quanto non so che era successo al software di registrazione. Quindi se mi guardate precedentemente un po' confuso era per quello. Era lei quindi a fare il terrario, ragazzi. Ci sta, ragazzi. Vi ricordi di Claire in questo momento? Questo è il disegno, tra l'altro, di quella giornata. Claire, noi e l'orso nauta. Aspetta. Kathy, you have to see the sunset. Ma questo è quello che stavo dicendo, ragazzi. In questo caso, no? Che motivo c'è di mettere i personaggi così? Kathy? Honey, are you okay? No. How come? Because I miss. Qualsiasi cosa è successa a nostra madre, ragazzi, è successa sulla luna. Ma non sappiamo ancora cosa. Questo motivo, questi sono ricordi, ok? Perché mettere gli ologrammi? Avrei preferito a questo punto un'immagine fissa di modelli e fine. Mom was so strong. Every time Dad left, it broke her heart. I'm sorry. But everything is right, Eliza. I have to do it. It has to be all right. I know. I'm so proud of you. Is Dad leaving again? Yes. For a while this time. Some new important project. Like the MPT dish. Oh. Hey, he'll be back. Erano le arche probabilmente, ragazzi. You're taking a moon bear snorkeling. I don't want to go snorkeling, Claire. I want. Come on. Voglio solo riabbracciarti. Non so che siano queste le parole che stiamo utilizzando. Ah, possiamo usare la torcia in sogno.
Devo prima guardarmi attorno. Perché sta laggando così, ragazzi? Ah, ok. Ecco. Attivo. Se non dovrei... È questo che ha ucciso nostra madre. Finished, right? And then after that, we'll never be apart again, I promise. I really am trying to do what's best for both of you. I've been away all the time, by leaving us on our own. You're not a child anymore. You're not dad, and somehow I've become a mum. Temporarily. But I have to. I'll be back for both of you. You just have to... Sbagliato queste cose, ragazzi. Quindi in cambio di un futuro per cui valga la pena vivere, ha lasciato e ha perso la famiglia. Non lo so. C'è un po' troppo di preferenza per le figlie, eh. Succedere, ragazzi, è... Mi viene di dire psicologico, ma no. Diciamo che può succedere, ecco. Un trauma così forte da affrontare, non avere nessuno con cui parlare se non il nostro robottino. Trovarci in una situazione costantemente di vita e morte. Pesante, molto pesante, ragazzi. Difficile anche da elaborare. Non so come potrebbe sistemarsi la faccenda. Se nostro padre è vivo, lo accuseremo di tutto. Comunque, a quanto pare, il progetto non è servito perché non ha funzionato. Volsi per la società utopica. Polsi per la tecnologia, ma qualcosa è andato storto, è evidente. Suppongo, e sono più propenso, visto tutto quello che ci stanno mostrando, che la colpa sia da attribuire a questa società che è fallita, è stata distrutta probabilmente per via dello stesso pastore, permettetemi di chiamarlo così, che teneva tutti uniti, ma probabilmente per un malanno, per chissà che cosa è venuto a mancare, quindi... Bello però. Tanto Mass Effect, ragazzi. Tanto Mass Effect 1, tra l'altro. Criticali di frame, invece. Non capisco proprio a cosa sono dovuti. Vivi. Avete visto? Qui dove sono atterrati? Ma se in alcun modo scendere, ragazzi. Soon.
ragazzi, stavo aspettando che finisse la conversazione, ma non posso vederli. Che peccato. Non dovrò venirci a piedi? Che scelta peculiare. Forse è qualcosa che ci siamo persi. Questa è la nostra capsula. Probabilmente sì. Un altro è bello per i coscienti che non siamo più soli, ma ora affrontare tutto questo. Quei brividi, ragazzi, davvero, se la morte di Claire mi ha fatto stare così male con un personaggio che sinceramente non credo fosse amato dai più, non lo so pensare. Ecco, mi dite come si scende? Ma si può scendere allora? Non è scritto nei comandi sopra. Non lo capisco. Ok. Lo stesso tasto per interazione è giustamente lo stesso tasto che ci fa scendere. E ripeto, giustamente, ma perché non dirlo? Non scriverlo, insomma, avete scritto tutto, come si accelera, come si gira. Ok, ragazzi, torno lì. Vediamo la capsula. Dicendo, ragazzi, che graficamente parlando non ho idea del perché abbia questi problemi di frame rate. Se non per la mala ottimizzazione, perché siamo su una configurazione abbastanza alta. E quindi questo è il suo. Sembrava un pad, invece che il tettuccio. Com'è possibile che questi cali? Comunque è appena uscito, ragazzi, il team, ripeto, sicuramente è piccolo, quindi sono tutti problemi che vanno risolti con i vari aggiornamenti. Magari anche il ray tracing che dà questo problema, per quanto mi sembra vero strano, io per ora non è che ne stia vedendo un uso incredibile, ecco. Dovremmo controllare più volte lungo il percorso, tipo vale la pena anche controllare qui? Possiamo perderci non scendendo. Il semplice fumetto che ci perdiamo e ok, è solo un collezionabile. Possiamo perderci anche parte di storia. Mette quella. E l'ascensore. Guardate, ragazzi, caspita. Caspita, che bello. Trovarsi così di fronte a un razzo imponente, maestoso. Ecco, queste sono le emozioni che probabilmente gli sviluppatori continuano a volerci dare. Questi momenti di attesa sono semplicemente momenti in cui dobbiamo riflettere su quello che ci circonda. È una tipologia di gioco, ragazzi. Personalmente non adoro tantissimo questo espediente, chiamiamolo così. Più che altro mi sembra banale. Però è una tipologia. Due strade. Quindi possiamo analizzare e scansionare qui. È chiuso. Niente avanti, assolutamente. Cerchiamo. Ok, sono rover lunari, quindi. Carcasse o meglio. Li avevamo già sulla luna. Tendo a precisare, ragazzi, che ho scoperto che questo gioco dovrebbe essere il seguito di un primo che era ambientato appunto sulla luna. A questo punto non so se i protagonisti siano gli stessi. Where's Sarah?
She's resting a bit further down. There's a door that you need to hook up to a stream point to go further. I know you might not want to hear it now, but Claire is one of the greatest people I've ever met. I know how much she meant to Sarah, and I can't even... I'm so sorry. Let's just keep going. Dicendo, ragazzi, che non so se i personaggi siano gli stessi o se siano stati citati in qualche modo. Mi sembrerebbe strano il caso di Kitty, però magari sto dando per scontato in questo, ragazzi, un'ipotesi la mia. Il personaggio della madre, di nostra madre, è quello fondamentale. Ah, lì ci aspetta proprio qui nel primo gioco. Per questo ci manca il punto, il sapere come è morta. È la ferita vecchia. Questo per dirci che non ci aiuteranno. Siamo sempre noi a capo delle esplorazioni. Pensare che nessuno ci voleva, eh? Non può ridere ora. Questo invece che cos'è? Osterraggio? Oh. Quindi potrei utilizzarlo tipo qui? Ma no, splitta semplicemente. Ok, ma è... bellissimo. Non ringraziatemi. Continua a dire. E per fortuna che non volevano qui la nostra presenza. Anzi, che non eravamo tanto desiderate. Ma se dovessi buttare così un'ipotesi, direi che Sara sia una delle protagoniste del primo capitolo. Forse anche nostro padre. Di certo la luna sarà stata molto più emozionante, devi dire. C'è l'energetica. Have you ever seen anything like this? I can't say that I have. It's incredible. It is. Whatever it is, it's important enough that they simply refer to it as the engine. It looks like it's situated in the middle of the bridge, too. It looks active. You think there's people up there? Only one way to find out. Come? Questo sia un trio, no, ragazzi? Ryan, are there any stream points on that map we can use to hook it up to the emergency power? Yes. That's good news. Well, I've got some bad news too. The only point seems to be on the top floor. Beh, il nostro robottino. There's a staircase going all the way over there. But Sarah, are you able to... That's a yes. Aspetta. Questa è la scala. Ah,
Possono aiutare in questo modo i robot, ragazzi? Lo possono fare in qualche modo la spalla. How's this floor looking? Abandoned. I don't think we should separate. That's not a good idea. We don't have a choice. All right. I'll be back as fast as I can. Okay? Mzadi? Il nostro viso, ragazzi, siamo totalmente in imbarazzo. That's not a reassuring sign. No. Non c'è neanche traccia di colluttazione, però, ragazzi, non ci sono corpi in questa struttura, in tutto meno quello che abbiamo visto sinora. Forse sono tutti salvi. Probabilmente, ecco, se dovrei azzardare un'ipotesi, direi che sono tutti salvi. You're gonna have to just repeat that list if I find something. Direi che probabilmente sono tutti in fase criogenica. Congelati, quindi. It's fine, Ryan. She always kept me at arm's length. There's something she finds difficult about. Ma nostro padre. Vero. Why did she come on this mission? She could have just stayed back on Earth, right? Sarah cares. A lot. Too much, even. Stopping that woman from doing her duty to save this world is nearly impossible. Quindi ci tiene tanto al lavoro. Right. Perdonatemi un secondo, ma devo vedere questo. Unità. L'assegnazione delle mansioni nel 2061. Ok. Carino, ci fa capire quanto possa essere stata una persona influente, ma fine lo vediamo già. Medicina. E quello di cui parlo, ragazzi, non c'è niente. Niente. È vero, strano. Sì. Quindi qui semplicemente. Ok. Ottimo, in realtà nelle missioni spaziali probabilmente c'è qualcosa del genere. Orribile. Ma ottimo che sia l'opportunità. Esco.
Beh, ragazzi, voi starete vedendo di certa traduzione. Spero che non sia qualcuno che ha perso qualcun altro, un bambino. Stavo dicendo, quello che stiamo trovando ora di scritto ci lascia capire, meglio, non ci lascia più. Eccolo. Il suo armadietto. Non ci lascia più dilemmi sul fatto che nostro padre si stia aiutando anche qui. Stia cercando di sistemare la situazione anche qui in infermeria. Sappiamo che ci sono stati dei problemi. Rose non riesce a tenere il reparto. Non abbiamo abbastanza personale. 20 ore di fila, ragazzi. 20 ore. È spalluditivo. Il 2048 è stata una di quelle crisi energetiche di cui abbiamo letto. Persone reali. Sì, lo sono per certo. Aspettate, possiamo vederle col robot? Sì, sì. Non saprei dire, ormai possono essere anche di quelle immagini create con intelligenza artificiale, ma... sì. Sembrano... reali con l'aggiunta di rosa finte. Sono probabilmente foto modificate o alterate. Ci starebbe. Chi è rotto, giustamente non c'è bisogno di entrare. Dati. Vedremo l'intervento, suppongo, tra Rosa e nostro padre. You'll all be escorted back to your chambers. Report to your superiors for the graveyard shift. I'd heard you got Isaac to help you out on this little project. A project I made very clear wasn't going to happen. People need help, William. People need to work. Sì, William. If they spend nights here and off the work rosters, it only halts the progress even more. Besides, we need to keep this wing open for pregnancies. Ah, yes, all the pregnant women in the colony. Best leave some beds open to them rather than real people who need real rehabilitation. Soprattutto perché dovrebbero fare i figli se non abbiamo manco la possibilità di venire qui. What did I walk in on, Rosa? Opposition? This place is collapsing, William. The dust storms are wearing down our walls and roofs. The mutations in Odom speak for themselves. We are cooped up inside on a planet we shouldn't be on. There is no way this will work. We have to return to Earth. These hardships are the cost of evolution and progress. We will push through. Dipende con che mezzi. That's happened over the past few years. Do you seriously think that we're better off here than we were on Earth? Security will be down to put everything back the way it should be in an hour. Thanks for the backup. Guardate nostro padre, ragazzi, lì in un angolo. I understand you, Isaac. You hear the same voices in the hallways. We've put years into this place and it's not working. Not enough space, not enough food, not enough progress. Why are you staying quiet? It's just not that simple. People left their families to come here. You left your family to come here. Isn't it time you saw them again? Isaac, wait. I'm sorry. That... Come ci ha detto, ragazzi, abbiamo cifrato un'informazione. Da dove venga, però, non si sa. Strano. Strano che semplicemente gli avvenimenti più importanti siano stati guarda caso registrati. Nostro padre è di certo trattenuto da qualcosa. William in qualche modo lo tiene al guinzaglio, se così possono dire. Che sia proprio la famiglia il problema, tra virgolette, problema, ragazzi, intendo. Disagio, quindi, di certo c'era. Questo? Lo dovrebbe alimentare. Non c'è niente qui.
Massimo possiamo buttarlo lì. Vediamo se serve in qualche modo. Ci sarà un ripetitore, forse. Ryan, ho trovato un'intera sezione MacArthur trasformata in una makeshift prison. Numero 3. Violence, distruzione, stealing. They're all here together. Why would they do this to each other? Doesn't make any sense. Maybe some people didn't feel that way anymore. Maybe. Senza il forse, se ne dire. Ci sembra un ripetitore. Anzi, è strano. C'è un qualcosa lì. Questi. Ho capito se mettere qui un ripetitore l'avremmo portato fino in fondo, ma è un segreto in qualche modo puntarlo verso il robot. Vabbè, niente, non viene data energia. Non so, ragazzi. Chissà, forse ci servirà in futuro. Un ripetitore qui. Uno splitter. È probabile. Chissà. Teniamolo a mente in ogni caso. Ci può salire ancora. Chiuso. Però potrebbe esserci qualche collezionabile qui a terra. No, chiuso. There's a pharmacy here. Great. I'll circle around and try to find it. Door's locked. But I can hook it up to the stream point to get us in. Great. Sembra abbastanza complicato, ragazzi. Mi piace. Allora, la porta suppongo non sia accessibile da subito. Ma che appunto vada attivata prima attivando questa alimentazione. Poi, qui, visto che c'è una porta appunto. Non si vede nulla. Ok, e dovrei attivare la torcia forse. E guardate, allora è la distanza, abbiamo indovinato. Si aprirà la porta per noi, robot? No? Quindi a parte mostrarci questo, cosa dovrebbe servire? Vedo anch'io dov'è. Il problema è come faccio ad entrare. Così collegato. Cioè potremmo anche... C'è uno di dati. Che cos'è? È un silo. Si taglia da questo lato, ma se mi picco posso tagliare? Giustamente non funziona, ragazzi. Ok, abbiamo un ripetitore che di certo ci servirà per far arrivare l'energia lì in fondo.
Quindi colleghiamo qui. Ah, ne abbiamo due. Abbiamo splitter. Ok, così. Mettiamo un po' lui. Ditemi che basta l'energia. No. Ok, l'importante è aver sbloccato uno. L'energia poi può essere aumentata. Prendiamo questo. Lo mettiamo qui di fronte. No. Se lo metto qui. Ok. Il nostro robot può dire questo. Una volta aperto, è aperto. È stato svuotato tutto. That's no ordinary ASC button, is it, Ayla? How are we supposed to... Le sue abilità di decriptaggio sono fantastici. I think I see some medication here. Maybe it has some of that Praga Benton stuff. Good job. Antinfiammatorio o antidolorifico. Perfect. This will work. Scadenza, niente. These are antidepressants. A lot of them. Strange. Wasn't living on Mars the dream for these folks? Beh, comunque è dura realizzare un sogno di questi ragazzi, non mettiamolo in conto, ok, che sono cose orribili che sono successe qui, però ha un po' d'aiuto. Grazie. Look, I'm the only one that can work the stream point, and you need to go and help Sarah. It's too dangerous. I'll be fine. Just be careful. Caspita, i modelli dei personaggi, ragazzi, quanto sono. Questo spiega, ripeto, molto l'utilizzo dei sostituti elettronici, degli ologrammi, però. È un peccato, ecco. Mi diranno come saltare da lì o dovrò farlo da solo? Io lo vedo anch'io che lì ci si arriva, ma... Ma da qui. Mi osservare. Un altro splitter. Sì, di quanto l'energia può essere splittata, però? Beh... Però potremmo perdere l'accesso a questa parte. Non ci interessa dopo tutto ora. Che altezza funziona lo splitter? Potrei mettere direttamente qui l'energia. Portarla da qui. Direttamente qui. Ok. Dobbiamo bypassare quello. A me sembra semplice. Se mi sto sbagliando io, ragazzi, ma sembra molto fattibile. Facciamo così. Facciamolo qui. Spostiamo questo. Uno qui, che ci serve per forza. L'altro lì in fondo. Dovrebbe bastare. Portandoci questo. Poggiamo qui ed è fatta.
Era semplice questa parte del rompicapo. Ci hanno dato così tanti strumenti a disposizione. Sì, è una specie di asilo. Tra l'altro sono gli stessi giochi che avevamo noi da piccoli, ragazzi. Niente, nessuna informazione. There you are. Me and about three others have been looking for you. Aren't you a bit too big for that chair? E William. Sta perdendo il controllo, ragazzi. A lot of people are fearful of what might happen if they conceive here. We still don't know what complications could arise. Humanity evolves because we adapt, not because we stay inert in the face of adversity. Sì, ma si soffre all'inizio. We'll never know. That's the price we pay. Do you have a family on Earth? Yes. What do you need, Isaac? The dust storm hit Herschel hard. Until the damage is repaired, we won't have any alloys to continue the housing project. What about Odom? We're drafting up a ration plan to see us through the next few months, but it leaked, and people are refusing to work. I'll talk to Rosa. This homeward nonsense has gone on long enough. Why didn't you let her have the psychiatric ward? She could help people. She didn't try to help people. She tried to find weaknesses in the fence. But I'll handle Rosa. Punti deboli da sfruttare, ragazzi. Ormai vede il complotto ovunque. Per quanto Rosa, sì, abbiamo visto all'inizio, aveva provato una specie di ammutinamento. Se non altro, ora abbiamo visto che William è umano. È ottimo a sapersi. Se non altro questo. Non è totalmente un mostro e ha anche famiglia sulla Terra. Ok, quindi suppongo che siano queste strutture di metallo che non possono essere colpite, vero? No. È solo estetica, quindi. Ok. Non si possono colpire, ma prima ci l'ho fatta. O per me. Ora, il motore. Hanno abbandonato tutto questo e non sappiamo quanto tempo fa. Potremmo andarcene probabilmente dai messaggi. Caspita ragazzi, che calo di frame. Dispiace, cercherò di correggere in editing, ma lo vedo parecchio difficile. Tra l'altro sono dell'opinione che bisognerebbe mostrarle queste cose. Non devo nasconderle. Come questa orribile morte. Te l'hanno fatta vedere tutta, eh. Non hanno risparmiato un po'. Diventa un gioco davvero carino, ragazzi. Il provare a riuscire ad arrampicarsi in determinate superfici. Per quanto mi fa ridere pensare che tutto quel resto che ci ha insegnato nostro padre invece non è servito a nulla. Un'auto. Tutto, abbiamo perso tutto. Altro che solo Claire. Aspita. Di certo non è una via che doveva essere praticabile. Eccolo. Qui sotto invece cosa c'è? Questi raggi così, ragazzi, mi ricordano tantissimo The Talos Principle.
Sarà addirittura paura il trovare nostro padre. Noi abbiamo letto invece che l'ha salvata. Però perché dubitare di Sara dopo tutto? Ecco, qui credo che troveremo delle risposte. Questo reparto, quanta gente sarà bloccata? Anche perché serviva questa cosa a mantenere i livelli di fame, però allo stesso tempo non si poteva lavorare. Sono i ricordi, ragazzi. È rimasta 6 anni sulla Luna, molti dei quali chiuso in questo stato, e da quello che abbiamo visto nel primo Green Bay, probabilmente mentre si è congelati, ibernati, si sogna. La vita va avanti. Non si è totalmente coscienti, ma in parte sì. The same type of cryobeds that I was in on the moon. Oh. I really tried to fix the MPT with the last bit of helium-3 there was left. Same bit of helium-3 that your dad needed to jumpstart the Ark and bring you here. It caused a 5-year blackout. One man, one choice. He never intended to cause a blackout. Having good intentions isn't hard, Kathy. Plenty of well-intentioned people have single-handedly caused so much destruction. Indeed. The hard part is knowing the difference between what's right and what's wrong. Non è né tutto giusto né tutto sbagliato. È dall'inizio del gioco, ragazzi, che qualcuno si aspetta qualcosa da noi. Quanto noi stiamo tenendo ogni volta a far capire che siamo delle persone che abbiamo già dimostrato e stiamo ancora dimostrando. Caspita, ognuno ci vuole dalla sua parte in un modo o nell'altro. Cos'è però? È una fonte di alimentazione o un computer? E sembrano... Sembra alimentazione. Ryan, check if we can use that elevator to bypass the stairway. Got it. What do you want me to do? Maybe you can figure out what this thing actually does? Sure. È energia. Aspita, si erano logicamente avanti. Sarah, I think this is the MPT alignment unit for the Ark. We can use it to reconnect with Ark Lagos when we're ready for it. Good. È emotivo, però. 600 watt al tramonto, ragazzi. Quindi è per una gestione energetica. What makes you so confident? Really? With our track record?
We'll see about that. This dream receiver is destroyed. Huh. Till we reconnect Arc Larbos, it's not going anywhere. That I'm afraid the... Nessuna informazione sulla data. Hey, honey? Panopticon, isn't that a term for something like a central overlook tower? Hmm? Never mind. È presa. Sta ammirando il lavoro, ragazzi. I think that now's not a good time. I need to focus. Okay. Su cosa? È vero che ha paura di trovare nostro padre, ragazzi, però è la seconda volta che fa un complimento in un modo o nell'altro al suo lavoro. Closed pipeline that keeps recycling over and over. I'm in. Come check it out. If I understand their OS, I should get some analytical data if I press this. Un sistema operativo proprietario. Are you guys reading what I'm reading? Per chi crea questo genere di cose, non credo che sia un problema. Conversion efficiency is close to lossless. This might be our mother load. I mean, this technology could restore Earth's atmosphere. We could heal our planet. Well, Earth could definitely use a couple of these oversized bad boys. Tutta questa tecnologia è il motivo per cui non sto fate lavoro. Well, then we should go and check it out right away. We need to finish our assessment because... But we're losing precious time. For what? To find out what happened. Shouldn't one of us scout ahead? If there are colonists still alive, we have no idea how they'll react to our presence. We need to be prepared. Ci vedranno come salvatori, probabilmente. It hasn't exactly looked peachy so far. If I could just take the rover, get to the facility, we can use that information. We're going over there tomorrow as a team, prepared. It's an order. Sarah's right, Kat. We need to get some rest after... After everything. There's a room in the medical wing with some beds. I'll take first watch, you two get some sleep. C'è anche da dire, ragazzi, che ha ragione. Noi ci stiamo lasciando troppo influenzare nella speranza e dalla speranza con il nostro padre. Non parlerei mai così, ragazzi, per quanto la cosa sia losca. Robot potrebbe registrarci. È bellissimo come riposi con noi, cioè... Come si alimenta? Suppongo. Suppongo che parlino di armi, ragazzi. E perché? Che altro dovrebbero portare? Comunque, anche per questo gameplay, credo che abbiamo fatto abbastanza. E non vedo l'ora di leggervi, ragazzi, non vedo l'ora di vedere le vostre interazioni. Perché questo gioco sta entrando in qualche modo nel vivo. Sta diventando davvero, davvero carino. Personalmente mi sta piacendo anche tanto. È un peccato per i problemi e le problematiche che si porta dietro. Ma d'altro canto, sembra fatto con tanto amore. Tutto per lo spazio. We had to have some sort of strategy. Well, it would be nice to know in advance that this was gonna be it. Only me and Maria knew. We didn't want to harm anyone. So when would I find out?
As soon as you want me to shoot someone's face off? No. No, I was gonna tell you. I had to make sure that Kathy wouldn't find out. Imzadi, please. No. This is not an Imzadi moment. What do you think is gonna happen if we find any of the Lunar Council alive? You think they're just gonna come along peacefully? But that's why Maria wanted Kathy here to begin with, isn't it? To at least get Isaac to come peacefully. Yeah. Plan A. This is Plan B. Tre persone. Perché in ogni caso Katie non avrebbe mai provato a sparare su questi individui. È venuta meno la fiducia, ragazzi, e non fra loro, ma in noi, in tutto il gruppo. Terribile. Riprendiamo da qui. Sì, grazie per essere stati con me. Prendo, ragazzi, perché fossi stato io, penso qualsiasi altra persona normale, sarebbe lì col fiatone.